Eder. Mech. Pallister. Buongiorno, caro Eder. Ti ringrazio innanzitutto per questo primo spazio che mi concedi per poter dire per la prima volta la mia sulla vicenda relativa alla povera Lilly Resinovic. Io ti ringrazio anche dell'anonimato che mi concedi e che ti ho richiesto per ragioni di incolumità e di sicurezza della mia persona, perché l'ipotesi che ti farò coinvolge terzi soggetti mai indagati e orbitanti qui a Trieste nella criminalità e nel mondo poco lecito della criminalità locale. E gradirei anche, e ti ringrazio per questo, che non venisse divulgata e sentita quindi la mia vera voce, e ti prego sempre per ragioni di privacy, di sicurezza della mia persona, di modificarla, in quanto comunque ritengo che sia importante l'oggetto, il contenuto della mia dichiarazione ipotetica e non certo da chi venga. Ebbene, ho analizzato molto bene tutto il tuo lavoro fatto in questi anni e ti pregherei di fare vedere alcuni spezzoni di alcuni video in particolare, oltre a delle fotografie che ti ho inviato, per poter capire in questo lungo percorso che cercheremo di fare, magari anche dividendolo in più parti, in più video, ed arrivare quindi a una soluzione del caso qui purtroppo accaduto alla povera Lilly, e che secondo me coinvolge persone mai indagate, mai attenzionate e quindi diverse rispetto a quelle del marito del Sebastiano Visintin o del Claudio Sterpin. E allora iniziamo questo viaggio, questo percorso ipotetico che vede effettivamente Liliana Resinovic uscire dopo le 8:22, dopo quella telefonata avuta con Claudio, e recarsi attraverso la via Damiano Chiesa verso la via San Cilino per poi arrivare in piazzale Gioberti. Io mi sento di poterti dire che effettivamente la donna ripresa dalle telecamere sia sulla Damiano Chiesa che poi su piazzale Gioberti effettivamente sia Liliana. E a conferma di ciò abbiamo anche quella testimonianza resa dalla fruttivendola. E comunque, analizzando bene il video della figura del soggetto che transita sulle strisce pedonali in tale piazzale Gioberti, si capisce bene, si può tranquillamente affermare con certezza che sia effettivamente Liliana. Ha tratto un po' in inganno la posizione, come tu hai fatto ben vedere in un tuo video, la posizione della borsa che lei teneva sul fianco sinistro. Tu dicesti bene nel tuo video che la posizione fosse diversa da quella solitamente tenuta dalla Lilly sul fianco sinistro, mi riferisco alla borsa ovviamente, ma posso spiegarti per quale motivo a piazzale Gioberti la borsa non sia effettivamente sul fianco sinistro, ma sia spostata invece più sul davanti, sulla coscia sinistra. E quindi questo perché in quel momento, e lo si vede bene, forse anche sicuramente sfuggito agli occhi di tutti, che quella posizione sulla coscia sinistra è data dalla necessità che Lilly prenda qualcosa all'interno, e lo farà con la mano sinistra. E come si può vedere in diverse fotografie, una te l'ho anche inviata, ma anche in diversi video realizzati durante insomma gli episodi di vita e del vivere quotidiano di Lilly, la donna era ambidestra, ovvero utilizzava indifferentemente le due mani, sia sinistra che destra, come si può vedere anche nello scatto di un selfie con un altro telefono. Ci arriveremo piano piano. Quindi spiegato
In questo modo il motivo per cui utilizzerà la mano sinistra, che riesce ad arrivare ancora prima anche per una questione di comodità all'interno della borsa, in cui cerca effettivamente qualcosa e lo si vede in un frame particolare, non è molto nitido, ma si riesce comunque a comprendere come ha finito di attraversare le strisce pedonali proprio nel momento in cui arriva in prossimità di quello scooter. Se lo fai vedere, Eder, possiamo vederlo tutti insieme. La donna prende qualcosa nella borsa utilizzando la mano sinistra e utilizzando anche la posizione della borsa, che è proprio sul davanti e non sul fianco sinistro, proprio perché vi era la necessità di averla pronta immediatamente per entrare la mano e prendere qualcosa. Ebbene, come puoi vedere, come possiamo vedere, Eder, lei prende un telefonino e lo pone verso l'orecchio sinistro, alzando il braccio e quindi il gomito sinistro. In un frame lo vediamo in maniera chiara, per evidentemente iniziare una telefonata. Ora, è chiaro che stiamo parlando di un telefono misconosciuto, di cui non sapevamo, un terzo telefono di cui non sapevamo, e anche se in delle interviste fatte a Sebastiano è stato chiesto a lui se lei avesse la disponibilità anche di un altro telefono, di un terzo telefono, lui non ha negato e disse che poteva anche essere. Evidentemente sono stati fatti dei controlli, non doveva esserci una scheda intestata alla stessa, e qui arriviamo a ricongiungerci a quei video interessanti che sono stati fatti da te, in cui si diceva della preoccupazione che Lilly aveva maturato sul controllo dei telefoni da qualche giorno, da qualche settimana, fatti da Sebastiano contro di lei. Questo è il motivo per cui successivamente a un ipotetico litigio avvenuto la sera prima, ne avete già parlato, può essere, motivo per cui tolse anche la fede, può essere che lei abbia deciso, proprio perché i due telefoni fossero controllati da parte di Sebastiano, avesse deciso di lasciare quei due telefoni in casa. Inutile qui andare a ricordare che avessero litigato e che lei avesse esternato a Sebastiano la sua intenzione di volerlo lasciare. Ma queste sono vicende intime, private, che non ci interessano molto per quello che starò a dire a breve. La sua intenzione, come comunicata a Claudio Sterpin anche nella telefonata delle 8:22 prima di uscire, era proprio quella di andare alla Wind, al negozio della Wind 3 della via Cesare Battisti, ma ancora prima di vedersi con qualcuno. Per quale motivo? Perché siamo forse i primi a dirlo e cerchiamo anche di aiutare in questo senso gli inquirenti, e vogliamo che si indaghi anche su questa novità. Possiamo ben avere la certezza di dire che la donna effettivamente in piazzale Gioberti prende dalla borsa, utilizzando la mano sinistra, un telefono, ed evidentemente con il fine di chiamare qualcuno e vedere qualcuno. Da quel posto sino al negozio della Wind lei aveva intenzione di incontrarsi con qualcuno. Aveva manifestato più volte questa sua esigenza di avere un controllo sulla propria vita privata e soprattutto anche telefonica. Quindi possiamo tranquillamente dire che lei avesse l'intenzione quella mattina di andare verso il negozio della Wind, ma se prende dalla borsa un telefono e lo porta all'orecchio sinistro, allora vi era anche l'intenzione, si può dire, di incontrare qualcuno. E come già è emerso, la disponibilità di contanti e di denaro in casa era abbastanza importante, e quindi non possiamo assolutamente escludere che Lilly avesse preso del denaro contante, magari anche una somma consistente, che l'avesse in quella borsa e con quella telefonata fatta a qualcuno, ripetiamo, un telefono di cui si sconosceva l'esistenza, magari anche con una scheda non a lei intestata. Lei avesse quindi maturato la volontà di incontrare qualcuno durante quel tragitto che l'avrebbe portata verso la Wind, e sempre se avesse l'intenzione di andarci veramente. Quello che però emerge e che mi sento di dire
è che l'intenzione di incontrare qualcuno effettivamente è quasi certa adesso. E ci arriviamo perché se hai un telefono non conosciuto, se hai anche una scheda magari non intestata a te, motivo per cui non è stato possibile rintracciare alcuna telefonata fatta o ricevuta da Lilly, in quanto quella scheda non fosse intestata a lei e si sconosceva anche l'esistenza di un telefono, e allora questo ci porta a ragionare sulla volontà di non fare sapere di un incontro che volevi avere con qualcuno. E possiamo anche immaginare che tu avessi del denaro importante in quella borsa proprio perché a casa ne avevi disponibile. Questo mi porta purtroppo a dover parlare anche di una realtà criminale abbastanza importante, perché le cronache giudiziarie purtroppo qui a Trieste ne parlano abbastanza da diversi anni. E aumentare la criminalità e quindi anche quel mondo poco lecito che gira attorno a diverse vicende, insomma, non voglio qui andare ad approfondirle, ma spesso e volentieri ci si trova a interfacciarsi con persone che possono anche farti del male se ti avvicinano e se sanno che hai disponibilità economiche importanti. E non possiamo non pensare che si fosse saputo del denaro importante e contante che aveva Lilly a casa. E quindi dell'appetibilità anche in questo senso di tutto quel denaro. E possiamo anche lecitamente pensare che Lilly sia venuta a contatto con questo mondo proprio attraverso quella preliminare esigenza che lei ha avuto di avere una scheda non a lei intestata, un telefono terzo, diverso, di cui si sconoscesse l'esistenza, per poter ovviamente avere di nuovo quel contatto libero, quella sua privacy e quei dialoghi e quel sentirsi con Claudio o anche soltanto con altri amici meno speciali. Quindi dove voglio arrivare, Eder? Voglio arrivare a ricostruire insieme a te e a chi ti segue quello che veramente può essere successo, perché grazie anche a degli amici qui a Trieste, medici legali, però non voglio parlarti di loro, di chi sono, dei loro nomi per ragioni di privacy e di sicurezza, noi abbiamo raggiunto una quasi certezza medico-legale sulle lesioni riportate dalla povera Lilly, che ci dimostrano l'esistenza, oltre che di una colluttazione e di quelle lesività, quindi che sono al volto presenti e che sono compatibili con una colluttazione e con una caduta, ci mostrano anche un danno serio che risulta occorso alla parte laterale della testa, del cranio, e da cui può essere quindi sopraggiunta un aggravamento patologico che può aver determinato anche quell'arresto cardiaco, quello scompenso, non prima ad aver provocato una forma anche di asfissia autoindotta da quella patologia. Io riporto quasi fedelmente, non essendo un medico, quello che mi è stato riferito dagli amici durante insomma, una discussione avuta con loro e la rappresentazione anche degli eventi e delle lesività che sono state riscontrate sul volto e sul cranio della donna. Cioè, voglio sottolineare che si sta dando poco peso a quella contusione forte, importante al laterale del cranio. Perché, mi dicono gli amici medici, quella può essere la causa scatenante, l'origine delle problematiche asfittiche, soprattutto cardiocircolatorie, che hanno poi determinato anche, misto al problema respiratorio, anche quell'arresto cardiocircolatorio o quello scompenso stesso. Quindi voglio andare ad approfondire ancora meglio con te questi elementi, perché vorrei parlarti di questo mondo criminale che purtroppo abbiamo qui a Trieste e che può essere entrato nella vita della povera Lilly e può avere quindi deciso
questo sequestro avvenuto della sua persona per motivi evidentemente economici. E da lì una colluttazione difensiva che può essere nata e che ha visto cadere o comunque sbattere la donna con la testa, la tempia, e quindi da quel momento a aversi quelle complicazioni che hanno poi determinato il suo decesso. Tutto il resto è chiaramente una messa in scena con un trasporto avvenuto verso quel parco per poterla poi fare ritrovare i primi di gennaio e allontanare ovviamente ogni responsabilità dalla propria persona. Io ti ringrazio per lo spazio che mi stai concedendo e ci tengo particolarmente a ricordare che queste sono delle ipotesi, che il mio anonimato è dato dal fatto di avere paura chiaramente ad espormi e a rivelare il mio nome, e ricordo sempre che sono ovviamente delle ipotesi, ma chiedo che si approfondiscano e che si valutino anche queste ipotesi di questo terzo telefono, di questa volontà di incontrare qualcuno di cui nulla si doveva sapere, anche se Lilly dice a Claudio "poi te ne parlerò". Quindi inizialmente lei voleva tenere da parte anche Claudio e ancor prima Sebastiano, per ovvi motivi, da questa sua volontà di incontrare qualcuno che evidentemente di cui evidentemente non voleva rivelare il nome, e quando è così allora parliamo di qualcuno che orbitasse in delle situazioni poco chiare, poco lecite, perché io credo fermamente che la volontà della Lilly fosse quella di riappropriarsi della sua libertà comunicativa, dell'uso di un telefono anche che non fosse controllato più dal marito. Per fare ciò lei non poteva rivolgersi al negozio della Wind, dove avrebbe dovuto dare la propria carta d'identità, i propri documenti, avrebbe quindi dato l'intestazione a una scheda o anche all'acquisto di un telefono. Quindi, spiegato in questo motivo, e per questo motivo, la sua volontà di non andare effettivamente al negozio della Wind, ma nei pressi della Cesare Battisti, quindi tra la via San Cilino e la via Cesare Battisti, e quindi nei pressi di questo spazio, può essersi consumato quell'incontro che lei va ad anticipare mediante quella telefonata che farà proprio a Piazzale Gioberti, utilizzando un telefono che prende dalla borsa tenuta sul lato sinistro. Se mi concederai nuovamente un altro spazio, andremo poi ad approfondire ancora di più con altri elementi che ho ottenuto e di cui vorrei parlarti, in modo da poter risolvere definitivamente questa vicenda della povera Liliana. E tengo anche a sottolineare che bisogna ragionare a 360 gradi, in maniera molto più aperta, senza preconcetti, senza andare ad avere dei pregiudizi necessariamente nei confronti di Sebastiano o di Claudio o dei volti già noti, ma bisogna indagare a 360 gradi verso anche altre situazioni, altri soggetti. Per cui ringrazio nuovamente dello spazio che mi hai dato, conto anche di poterti vedere qui su Trieste e magari anche parlarne con Claudio e anche con Sebastiano insieme, per poter fare delle ricerche comuni e quindi risolvere definitivamente, dare giustizia a Lilly di quanto sia accaduto. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.